cominciato a vivere ancora più forte. E abbiamo detto, ci sono tanti giovani che sono nelle discoteche, nel peccato, tanti che sono negli ospedali, stanno soffrendo. E abbiamo cominciato un gruppo di preghiera, abbiamo detto, ogni sabato sera, se loro possono ballare tutta la notte, noi possiamo pregare tutta la notte. E abbiamo cominciato, è stato bellissimo. Bellissimo soprattutto fino alle 2-3 di notte, finché non cominciava ad arrivare il sonno. E eravamo nella parte, cos'è, destra, sinistra, non mi ricordo più, dell'altare, dove c'è questa piccola cappellina. E nel questa cappellina noi avevamo adorazione. E verso le 2:30, 3:30 di notte, cominciavamo a andare nella meditazione profonda, perché la testa andava in giù, fino a quando toccava giù il pavimento, e ci mettevamo nel silenzio. Poi qualche volta sentivamo anche qualcuno che russava e dicevamo, è andato nella meditazione profonda. Zaista, che adesso siamo entrati in una contorno, scusa, svedo c'è per prima dama, da Zaista posto i miei cicciotti, da Zaista posto i rai, da posto i paca o da posto i cistrisce. Ora si sveglia da come da počnemo još i acceloriti, sabba, pupatite, mi smo bili mladi. Želi smo idit moliti za druge mlade u svijetu koji su u grijehu, koji su po diskotekama provode cijele noći, koji možda nalaze se po bolnicama i pate. Rekli smo kako oni mogu cijelu noć plesati u diskoteci, tako i mi možemo cijelu noć moliti. Pa smo počeli svake subote cijelu noć u kapelici, kraj oltara glavnog u crkvi Svetog Jakova. Tu smo imali cijelonoćno klanjanje, do 2-3 ujutro bilo nam je lijepo moliti, a onda nam se počelo i pozaspavati. Ponekad je čak netko i zahrkao, pa mi smo onda rekli da je u dubokoj meditaciji. Ma poi abbiamo trovato soluzione anche per questo, perché quando abbiamo cominciato ad addormentarci, abbiamo detto, dobbiamo alzarci in piedi, e come la Madonna prima ha detto, mettete Santa Scrittura nel posto visibile, ormai ogni famiglia aveva Santa Scrittura. Così prendevamo la Santa Scrittura, la Bibbia, la portavamo con noi e cominciavamo a leggere salmi e cantare. Così passava dalle 3 fino alle 5. Alle 5 cominciava a arrivare la luce e cominciava il momento di lode e ringraziamento, e noi eravamo così contenti, perché abbiamo detto, prima volta nella nostra vita abbiamo passato una notte con Gesù. Eravamo pieni di gioia, di entusiasmo, che nessuno poteva togliere. I našli smo rješenje. Svaki puta kada bi tako oko 3, u to gluho doba jutra, oko 3 sata nam se počelo spavati, onda bismo se ustajali i uzimali smo Bibliju, kako nas i Gospa uči, da je imamo svakodnevno u svojim rukama. I onda bismo čitali psalme i pjevali slavu Gospodinu, i tako bismo provodili vrijeme u ono najteže sneno dio jutra od 3 do 5. E onda polako bi se već počimalo svanjivati, radosno bismo slavili Gospodina i bili zahvalni što smo prvi puta u svome životu proveli noć s Isusom. Ma la cosa più bella è che noi abbiamo avuto un cammino con la Madonna. Diceva all'inizio, dalla collina dell'apparizione, poi è arrivato questo, mi viene in mente impero, non impero, comunista, regime comunista, e ci hanno proibito di andare sulla collina. Noi abbiamo detto alla Madonna, cosa dobbiamo fare? Lei ci ha detto, andate nella chiesa, la sarete protetti. Mi smo zaista hodili jednim putem zajedno s Gospom. Prvo smo se s njome susretali na brdu ukazanja, kada nam je komunistički režim to onemogućio svojim progonstvima. Mi smo pitali Gospu što da učinimo, i ona nam je rekla da odemo u crkvu. E da quel momento, quando eravamo in chiesa, padre Joso era molto confuso, come dicevo prima, e diceva, nessuno passa davanti a Gesù. Ma a quel momento, con la Madonna, dopo che ci siamo innamorati di lei, abbiamo cominciato a seguire il suo messaggio, lei ha detto, io non sono importante, deve essere Gesù nel centro della vostra vita. Kada smo došli u crkvu i s nama kada su nakrupili hodočasnici, znamo kako iz početka fra Jozo nas je župnik bio zbunjen. I on je toliko uporno nama svima govorio kako da ne treba ići navrdo, da trebamo biti pred crkvom i
plakao je što nitko ne slijedi Isusa, a mi kada smo se zaljubili u Gospu, onda nas je ona htjela samo zaljubiti u svoga sina i rekla nam je kako ona nije važna i ona samo želi da mi upoznamo i zavolimo njezinog sina. E così abbiamo cominciato, come la Madonna ha voluto, questo programma al pomeriggio, Rosario, e tante volte pregando Rosario, noi cantavamo un canto quando la Madonna appariva, Raiska Dievo, Kraljice Hrvata, era inno di consacrazione dei croati a lei, che è lei la nostra regina. Tako smo u crkvi se počeli okupljati i započeo večernji program koji kao naš odgovor na Gospine pozive. Svaki puta za vrijeme ukazanja mi smo započeli s pjesmom Rajska djevo kraljice Hrvata, koja je himna posvete hrvatskog naroda Gospi, koju smo proglasili našom kraljicom. E tante volte vedevamo una gioia di tante persone che erano presenti là. Io mi ricordo una volta, prima che padre Ioso l'hanno preso, l'hanno portato in prigione, che noi non sapevamo dove lo portavano, se era ancora vivo o era morto. E quando sono arrivati polizia speciale e che questa polizia speciale che lo hanno preso in una macchina senza finestre e non si sapeva dove andava. Prisjećam se koliko je ljudi doživjelo radosnih iskustava ovdje. A također se prisjećam i fra Joze onoga dana kada je specijalna policija došla po njega i odvela ga u posebno vozilo bez prozora. Nismo znali ni kuda ni kako je završio. Dovete pensare che qua era comunismo forte. Quando hanno preso padre Joze, hanno buttato giù tutto quello che era in casa canonica, tutti gli archivi, tutti gli armadi erano giù. Le suore che erano senza vestiti, sbattute dentro una camera con le chiavi che hanno portato, e le suore si vergognavano anche a dire fuori che erano dentro perché erano praticamente nude. Treba da shvatiti da je kod nas u to vrijeme vladao komunistički režim. Sve što su oni pronašli u župnoj kući bilo je povacano i odnešeno. Sve što je bilo u arhivama, valja reći da su i časne sestre zaborili u jednu sobu i da im je bilo neugodno izaći jer su bile gotovo nage, odnačene. E quel momento noi non sapevamo se padre Joze l'hanno ammazzato o non l'hanno ammazzato. E così quando era arrivato il momento dell'apparizione, e alla stessa mattina hanno chiuso la porta della chiesa, hanno portato cani specializzati, con militari specializzati contro sommossa e hanno nel telegiornale delle 7:30 di sera hanno detto in un piccolo villaggio che si chiama Međugorje, 6 bambini dicono che hanno visto la Madonna e a quel momento tutti credevano che era una rivoluzione e loro nel telegiornale comunista quel tempo hanno detto questa notizia, immaginate il giorno dopo, erano le masse di gente, non masse, folle della gente, ho detto prova, della gente che arrivava a Međugorje, perché era la pubblicità più bella, che ha usato proprio loro. Nismo znali u kojem pravcu su odbili fra Jozu, niti koja je njegova sudbina bila, da li su ga možda ubili ili je još uvijek živ. Kako je izgledalo Međugorje tada, možete li zamisliti sa specijalnom policijom, sa vojnicima, sa izdresiranim psima, jer tu večer su u večernjim glavnim vijestima u 19:30 dali jednu vijest kako u malom selu Međugorju šestoro djece kažu da vide Gospu. Za sve to je značilo da se radilo o nekakvoj revoluciji i onda možete misliti sutra da gomile ljudi koje su stigle u Međugorje. To je bio najveći publicitet i reklama koju je država mogla napraviti Međugorje. A prvo momentu la Madonna quando è apparsa abbiamo pregato, in realtà hanno chiuso la chiesa,
Al mattino hanno messo X come scaffo a legna, con chiodi hanno chiuso la porta, le tre porte. Al pomeriggio c'era gente, hanno dovuto firmare nome, cognome, da dove sei, quando sei nato, eccetera. Ognuno doveva portare carta d'identità, presentare, e polizia scriveva. E loro dicevano, se vuoi passare devi dare le tue date. E tutti davano in processione, pregavano rosario e tutti davano dati e andavano verso la chiesa.